Nell'ambito del 18° convegno ANEDIS, nella sessione dedicata ai nuovi materiali, ho presentato una memoria relativa all'impiego di materiali ad alte prestazioni per il rinforzo e il ripristino strutturale di gallerie esistenti. A seguito di una serie di esperienze abbiamo immaginato di predisporre un approccio metodologico che consenta da un lato di rilevare lo stato di consistenza, lo stato di degrado delle opere esistenti e nel contempo definire le prove e le indagini da eseguirsi al fine di individuare in funzione delle problematiche emerse la metodologia di intervento più idonea. E questo anche alla luce dei recenti orientamenti normativi che vedono sempre più attenzione nella ricerca dei fattori di sicurezza delle strutture esistenti. D'altra parte il patrimonio delle infrastrutture italiane e più in generale europee ha avuto un grosso incremento durante il periodo del dopoguerra, cosicché ci troviamo ora ad avere un notevole parco di infrastrutture che deve essere mantenuto e sul quale diciamo dovrà essere posta particolare attenzione. Così è opportuno in prima fase effettuare un rilievo dettagliato dello stato di conservazione, dell'eventuale presenza di ammalorimenti, del quadro fessurativo e condurre una serie di indagini non distruttive, sia mediante l'individuazione degli spessori dei rivestimenti, dello stato tensionale, degli eventuali quadri fessurativi presenti, così da poter effettuare delle modellazioni numeriche in grado, attraverso procedimenti di back analysis, di individuare lo stato reale di quello che è il livello di sollecitazione e di deformazione delle strutture e poter intervenire o con semplici interventi di ripristino di quelle che possono essere semplicemente difetti, malfunzionamenti, questioni legate alla durabilità dell'opera e quindi al progredire del tempo, come invece d'altra parte effettuare degli interventi strutturali fortemente mirati a risolvere problematiche di carenza statica. In questo caso gli interventi possono variare da semplici sigillature e iniezioni di quadri fessurativi preventi all'apporto di nuovi materiali con l'obiettivo di fornire rivestimenti definitivi delle gallerie esistenti e degli incrementi di resistenza soprattutto sul lato della trazione. Ecco quindi che spessori di materiali in carbonio, come pure filamenti e tessuti eseguiti con acciai ad altissima resistenza, possono diventare un utile ausilio al fine di incrementare quello che è il fattore di sicurezza delle gallerie, anche in virtù dei carichi che possono occorrere durante la vita utile della galleria stessa. Non parlo soltanto di carichi interni legati alla presenza del traffico, ma anche di eventuali problematiche di interferenza e di intersoluzione con i terreni circostanti, come pure l'eventuale insorgere di fenomeni sismici. Ecco, in questo convegno abbiamo presentato la metodologia da adottare per effettuare queste ricerche e queste analisi sullo stato di consistenza e i migliori prodotti da poter impiegare per ottenere il rinforzo statico delle strutture e quindi la messa a nuovo di quella che può essere costituito un elemento importante per la gestione delle infrastrutture in sotterraneo.